Ruggeri, il docente di responsabile del laboratorio di informatica, e sono qui per rendere un aggiornamento in base, insomma, a quello che abbiamo fatto relativamente al progetto 2A4 con i ragazzi. E siamo al 24 di gennaio 2012 e devo dire, insomma, che noi ci troviamo, che il progetto va molto bene, prosegue regolarmente. Noi ci troviamo ogni martedì dalle 9.30 alle 10.30 con me, cioè con il responsabile dell'area informatica, per l'inserimento di commenti ed articoli sul blog. E devo dire, insomma, che io personalmente sono molto entusiasta, ma i ragazzi anche padroneggiano molto la situazione, nel senso che sanno già come operare venendo qui nel laboratorio. Naturalmente loro agiscono in questo modo, ricordano, devono fare una sorta di recupero di informazioni, perché svolgono l'attività con le mie colleghe della scuola secondaria di primo grado, e con me invece inseriscono i commenti e articoli relativamente, appunto, alle attività, alle unità didattiche che hanno svolto precedentemente con le colleghe. Quindi devono recuperare, appunto, tutte quelle informazioni e reinserirle sotto forma di commento, descrivendo, appunto, il loro punto di vista, oltre che inserire qualche contenuto. Hanno trattato di moltissimi svariati con argomenti, come, appunto, possono essere la patente, i vari, la cucina tipica tradizionale del nostro territorio, il nostro territorio, le tradizioni popolari del nostro territorio, i documenti che gli alunni e i genitori degli alunni stranieri, quindi le famiglie straniere, gli stranieri in generale, devono procurarsi e come possono procurarsi, insomma, per entrare a far parte della nostra società e del nostro territorio. Sì, il fatto che loro progressi dal punto di vista proprio delle competenze, sì, perché devo dire che se si analizzano le schede delle realizzate con i ragazzi delle nostre, in collaborazione con le nostre professoresse, con le mie colleghe, si capisce realmente quanto siano funzionali, insomma. Quindi i ragazzi hanno, perché poi c'è l'associazione tra la descrizione, insomma, dell'argomento in sé e l'immagine, quindi una sorta di rappresentazione anche grafica e in alcuni casi anche fotografica. Per esempio, ci sono delle schede che rappresentano il nostro territorio, il lago Sinizio, per esempio, come relativamente agli svaghi e a come si amministra il tempo libero. E quindi ci sono, insomma, c'è l'accoppiamento, insomma, di varie informazioni molto funzionali per loro. I ragazzi, devo dire che pian pianino stanno imparando, insomma, nel senso, tutti coloro che non erano a conoscenza di questi argomenti dimostrano di imparare. Continueremo perché praticamente io sto operando con i ragazzi con piccoli gruppi, ed essendoci praticamente 6 classi, io praticamente attingo da ogni classe, attingo 2 o 3 alunni, quindi adesso devo prima terminare, diciamo, il giro con ognuno di loro, perché è giusto che tutti vengano qui in laboratorio a lavorare, insomma, ad operare, a far commenti e ad inserire articoli e commenti sulle attività che hanno svolto precedentemente, e poi probabilmente rianalizzeremo con più calma, insomma, sotto un altro punto di vista, insomma, rileggendole sempre, magari sempre con l'utilizzo del PC, rileggendole le attività, le schede che hanno fatto, insomma.